perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza? Se στενίχτα και δεν είσαι στο πλευρό μου, όπου πάω, ό,τι κάνω, όσο γύρω και γυρνάω, βλέπω εσένα και τα χάνω, σ' άλλη διάσταση περνάω. Amigos de la España, bienvenidos en la puntada número 106 del Fabrizio Micó Show. Benvenuti Italia, Spagna si è conclusa con la vittoria degli spagnoli per la gioia di quel bell'uomo di Saro Zappalà. Sì, sì, naturalmente saluta, scusi. In spagnolo, ma si dice Fabrizio Micó è spettacolo. E lo so, ma siamo un po' internazionali. E poi comunque sì, penso che Fabrizio Micó Show si traduca in spagnolo così, come si dice. Come lo vedi, lo scrivi. Saluto anche un mio amico su Facebook spagnolo, Triaques Roman, che naturalmente è contentissimo per questa vittoria. Saluto tutti quelli che sono rimasti in attesa della nostra puntata. Naturalmente tu hai salutato Lucrezia per par condicio, io saluto il suo ragazzo Matteo, ovviamente è uno degli ufficiali che devo fare. Naturalmente, dato che ha vinto la Spagna questa sera, non poteva mancare una canzone di Spagna, e quindi ci ascoltiamo i Siledi, giusto Saro? Mi sembra il minimo sindacale, e quindi ci ascoltiamo Ivano Spagna con i Siledi. Con i Siledi celebriamo la vittoria della Spagna ai calci di rigore contro l'Italia per 7-6, errore di quel grandissimo... Io, come al solito, vi ripeto che, stante il parere di due autorevoli dottrine che saluto, la seguente trasmissione va in onda in modalità senza parolacce, per in ossequio a cotale direttiva.
Saro, allora, non abbiamo temi su cui discutere questa sera perché siamo rimasti in sospeso visto l'andamento della partita. Non ci volevamo sovrapporre, quindi abbiamo atteso addirittura anche rigori ad oltranza. Però c'è un tema che noi abbiamo detto che ne avremmo discusso per tutto il tempo, fino al 14 luglio, e quindi continueremo a discutere, e sono appunto i recenti palinsesti della Rai. Giancarlo Leone adesso ha twittato su Twitter la frase, ovvero comunque grande Italia, peccato, grazie Rai 1 e grazie a Red Ronnie e tutti gli amici di Twitter per la cronaca, ci rifaremo. Ma al di là di questo, non parliamo segnatamente di Rai 1, ma parliamo di una rete secondaria, ovvero Rai 3. Rai 3 che, come sapete, la mattina fa una concorrenza spietata a Rai 1. Ed è intollerabile nel 2013, con la crisi che c'è, con i pochi soldi che ci sono, che Rai 1 e Rai 3 si facciano concorrenza interna, soprattutto alla mattina. Comunque sia, mentre Rai 1 schiera 1 mattina con una pletora di rubriche, una pletora di conduttori, Rai 3 schiera di nuovo Agorà con Gerardo Greco, che ha sostituito negli ultimi mesi della stagione Andrea Vianello, che è divenuto direttore di Rai 3. Ci sarà ancora Michele Mirabella nello slot pre ore 12, quindi prima del TG del mezzogiorno, e Elsa Di Gatti, dopo aver condotto con scarsi risultati Codice a barre, che cosa pensano su Rai 3? Allora, dato che Codice a barre e Mi manda Rai 3 hanno pressappoco lo stesso format, a sto punto tanto vale che riassumiamo un vecchio format, un vecchio brand. Però non hanno fatto i conti con un discorso in particolare, e cioè che Mi manda Rai 3, quando è stato rimesso in vita nel 2011, condotto da Camurri, non mi ricordo il nome, ha ottenuto Edoardo Camurri, lo stavo chiamando Andrea, non so perché, comunque ha ottenuto un risultato poco lusinghiero, per non dire ha strafloppato come che. Insomma, Saro, si va sul sicuro, però, insomma, non ci si crede più di tanto in questo format, giusto? Guarda, è un bimbe walking, un uomo morto che cammina. Ma tu non pensi che comunque ci sia l'idea anche di voler un po' contrastare il contemporaneo programma di La 7 condotto da Mirta Merlino, ovvero L'aria che tira? Quindi di solito quando il campo è lo stesso non sempre ci si esce bene. Lo si può fare con Agorà, infatti Rai 3 ha questa similitudine con La 7, in quanto Agorà è la controparte di Omnibus, e poi c'è il cuscinetto composto da Coffee Break e poi L'aria che tira, che è controcantato da Codice a barre, e poi dall'anno prossimo da Mi manda Rai 3. Ma io credo che non durerà molto questo secondo revival. Durerà quando un gatto tendenziale. Staremo a vedere, perché la Di Gatti c'ha santi in paradiso che nemmeno noi le sappiamo. Comunque, Se poi mandano la Minghetti per dire mi manda il Vaticano. ma sicuramente, Mi manda il Vaticano, non so quanto sia conveniente dirlo. Rimaniamo in. E fermiamoci qui perché è mezzanotte, ma non è che siamo così tanto liberi di dire la qualunque. Ci ascoltiamo i Mandinga con Zaleila. Super Dio!
Mandinga con Zalila e ovviamente tutte le bacheche sportive di Facebook giustamente massacrano quel deficiente di Bonucci che non è un rigorista, e mi chiedo perché Brandelli, visto che lui gioca nella Juventus, evidentemente doveva tirare il calcio di rigore. Naturalmente è per lo stesso motivo per cui ha giocato Giovinco in luogo di El Shaarawy, e lo dice uno juventino. Comunque, tralasciando i discorsi calcistici, c'è una notizia del nostro Mister X. Allora, rimaniamo in tema, perché caro Saro, ci lancia la notizia il nostro Mister X, gli chiederò un attimo i dettagli. Comunque Tiziana Panella, la conduttrice di Coffee Break, potrebbe subire un cambio d'orario e quindi essere spostata al pomeriggio per una sorta di tea break, quindi una pausa del tè. Sarà un modo come un altro per cercare di riempire una fascia che sulla 7 ha sempre molto zoppicato, ovvero quella del pomeriggio, in cui evidentemente solo i film vanno bene, okay. Vedersi il recente esperimento del Cristina Parodi Live. Ma poi dico una cosa. Posso dire una cosa? Certo, il microfono è a tua disposizione. Allora, dico solo una cosa. Il canale si chiama La 7? Sì. Ma la segui in quattro carti? Ma non è vero, fa il... Devi... Allora, aspetta. Lezione di Auditel, sigla. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ecco, questa è la lezione di Auditel. Vorrei spiegare che il mercato italiano è stato per 20 anni segnato dal duopolio Rai Fininvest Mediaset, nelle quali si inseriva un terzo polo di ridotte dimensioni costituito da Telemonte Carlo prima fino al 2001 e Telemonte Carlo 2, e poi successivamente dalla Vera MTV e dalla 7. Di conseguenza la 7 si fa largo in mezzo alla giungla di ascolti che ora si è venuta a creare grazie anche al digitale terrestre, barcamenandosi, portando a casa un 2-3%, qualche volta 4, qualche volta 5, delle volte con Omnibus anche il 6%. Insomma, Saro, se a te non piacciono le cose, non è che devi denigrarle sempre. Allora, la 7 la seguo in chiusura della rubrica di Auditel. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ok. Politico che non funziona, pronta la chiusura. Va bene, tu ti assumi le responsabilità di quello che dici, giusto? Ecco. Te le assumi, no? Ovviamente sì. Se il canale chiude, poi me ne sapete. Sì, no, ma se il canale chiude, tu questo diventerà veramente Saro Zappa la Show. Not the Boy featuring Sam Smith, La La La. Come? Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find.